Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vorrei parlarvi di un romanzo che ho scoperto grazie al consiglio di una YouTuber, Gisella, che gestisce tre canali, di cui uno dedicato alle recensioni di romanzi e storie. Trovo praticamente sempre interessanti i suoi suggerimenti, anche perché è una persona, almeno da quanto è possibile vedere, estremamente in gamba e che possiede anche un suo equilibrio, una sua forma mentale, una sua consapevolezza, per cui gli argomenti che tratta non li tratta mai con leggerezza. Venendo al romanzo, il titolo è La biblioteca di mezzanotte di Matt Haig, spero di averlo pronunciato correttamente. Curiosamente, mi stanno passando per le mani una serie di libri che parlano di biblioteche. Posso dire che non c'è una mia volontà particolare, però mi ci sono imbattuta in Kafka sulla spiaggia di Murakami. In un altro romanzo breve di Murakami, di biblioteche in realtà parla anche, ad esempio, Stephen King con altri toni, ovviamente. È comunque, e questo l'avevo già detto su questo canale, un locale, quello della biblioteca, che per me riveste un fascino notevole, sia perché è depositario di tanto sapere, perché racchiude in sé la saggezza spesso, no? Di uomini di ogni tempo, di chi si è anche interrogato sulla vita, sulla filosofia, sulla storia. Cioè, trovo che veramente ci sia un sapere spropositato. Per quanto una persona cerchi di leggere tutto, non potrà mai leggere tutti i libri di una biblioteca, credo che non basterebbe probabilmente un'intera vita. E poi quell'odore un po' di antico a volte, no? Della carta, dell'inchiostro, ha un fascino, diciamo la verità, che il digitale forse non potrà mai eguagliare. Questa biblioteca è veramente magica, è molto particolare, perché sono particolari le circostanze in cui la protagonista, che è Nora Seed, una donna di 34 anni, si ritrova. Nora potrebbe essere chiunque di noi, la donna che incontriamo sull'autobus, su un treno, in un negozio, in un ufficio. È chiaro che non tutti si possono immedesimare in una figura così particolare, ma molti, a mio avviso, sì. Il tema trattato è delicatissimo ed è quello della depressione, ma va molto oltre. E per questo io lo considero, e la stessa Gisella che lo suggeriva, lo ha presentato come un libro, come una sorta di manuale di crescita personale. Ecco, sono totalmente d'accordo su questo aspetto, perché non è soltanto un romanzo, contiene delle piccole lezioni di vita, piccole grandi lezioni di vita. E la situazione in cui si trova Nora inizialmente potrebbe davvero essere la situazione di chiunque, anche solo in un particolare momento della sua vita, ovvero si sente inutile e sente di non aver realizzato i progetti che aveva da giovane. Aveva tante idee per la testa, ha rinunciato a molte di queste, ha rinunciato al gruppo musicale, diciamo, di cui faceva parte, il gruppo rock, ha rinunciato a diventare una studiosa dei ghiacci e quindi del polo
e delle arti dell'Antartide, cioè, poi ha rinunciato ad esempio a mettere su un locale con l'ex fidanzato dell'epoca, ha rinunciato a tanti sogni, quello di diventare un insegnante, cioè avrebbe potuto fare tante cose. Eppure ha la sensazione di essere arrivata all'età di 20, di 34 anni, pardon, senza avere niente in mano. Ed è una situazione in cui ci si può riconoscere, perché si trovava sola, senza un compagno, senza figli, in compagnia soltanto di un gatto, Voltaire, che familiarmente chiama Volz, perché Voltaire gli sembra un po' troppo altisonante come nome, ecco, troppo impegnativo, e ha pochi amici, pochi conoscenti, dà delle lezioni di piano a una persona, a un ragazzo, una volta alla settimana, quindi forse non si può quasi nemmeno considerare un lavoro, e quindi si sente fallita, anche perché parte una sorta di conto alla rovescia, che la porterà all'amara decisione di dire addio al mondo. In questo conto alla rovescia si compone una sorta di muro di mattoni, fa venire un po' in mente Another Brick in the Wall, no? Ognuno di questi mattoni, come dire, ci mette del suo per spingerla verso questa decisione. Il fatto che, per esempio, i suoi profili social siano poco frequentati, poca gente le scrive, il vicino che aveva bisogno di lei per le medicine le dice di essersi arrangiato diversamente, e il suo gatto, ahimè, viene ritrovato senza vita ai margini di una strada, quindi lei trae la conclusione che sia stato investito per una sua disattenzione, e quindi sente che non c'è più nessuno che dipenda da lei e che lei non può più portare del bene nella vita degli altri. Ha un fratello che praticamente non le rivolge la parola ed è l'ultimo, come dire, familiare in vita, i genitori li ha persi. E insomma, la solitudine è tutto ciò che vede guardandosi intorno. Conclusione, va a grandi passi nella direzione che dicevamo. Non ci viene raccontato nel dettaglio quello che succede, e credo che sia giusto così, ma la vera storia comincia adesso, cioè quando lei si risveglia. Perché non si risveglia in un ospedale, in casa sua o in qualche altro luogo fisico? Si risveglia in una biblioteca dove l'unica persona è la bibliotecaria dei suoi tempi delle medie. Biblioteca dove lei si rifugiava per parlare con questa donna, per giocare a scacchi, eccetera, quando era giovane, perché in qualche modo il mondo fuori le faceva paura, lei si sentiva inadatta, quindi il suo malessere data indietro nel tempo. Ovviamente, dopo un primo momento di smarrimento, pone una serie di domande alla bibliotecaria, che sembra saperne della situazione, e le spiega che non è veramente morta, ma si trova in quella terra di confine tra la vita e la morte. E quindi la biblioteca di mezzanotte, dove il tempo non scorre, segna sempre la mezzanotte, gli orologi sono fermi. È un posto molto particolare dove viene data, in questo caso a lei, la possibilità di riflettere sull'esistenza, perché in realtà è la disperazione, la mancanza di prospettive quella che veramente distrugge una persona, il pensiero di non avere via d'uscita. Questa biblioteca ne presenta infinite, perché tutti i libri esposti, che apparentemente sono tutti uguali, verdi, color d'orsetto, eccetera, ecco, sono tutte le infinite possibilità di vita che lei potrebbe scegliere.
cioè, ad ogni scelta praticamente si crea un sistema di bivi e non a caso si cita il gatto di Schrödinger e anche la fisica quantistica, eccetera, per anche il discorso del multiverso, no? Per capire come possano coesistere universi differenti nello stesso momento, no? Viene detto che lei potrà scegliere e provare quella vita in buona sostanza, perché le vite vanno vissute, questo è quello che le insegna la bibliotecaria. Lei all'inizio fatica a capire, ma quando prende in mano il primo di questi libri viene catapultata in quella vita. Cioè, cosa sarebbe successo se lei avesse fatto delle scelte diverse? È un po' il meccanismo delle sliding doors. Imparerà a sue spese che anche le domande vanno fatte nel modo corretto, perché in realtà lei è interessata a conoscere certi bivi della sua vita, non tutti, almeno inizialmente. Ovvero cosa sarebbe successo se fosse rimasta col suo fidanzato Dan, cosa sarebbe successo se avesse scelto di non lasciare il gruppo musicale piuttosto che se avesse deciso di andare con la sua amica in Australia per la protezione delle balene e diciamo a spendersi per l'ambiente e così via. Quindi ci sono alcuni, diciamo, rimpianti che la tormentano. In effetti poi ci verrà detto chiaramente quello che in realtà già sappiamo, cioè che sono i rimpianti quelli che torturano il nostro animo. E infatti, fra i tanti, esiste proprio il libro dei rimpianti, dove sono scritti nero su bianco tutti i rimpianti di questa persona, perché quella particolare biblioteca di mezzanotte è quella di Nora, per quello c'è soltanto lei lì dentro, quindi riguarda solo la sua vita. E lei si troverà a sciogliere uno dopo l'altro tutti i nodi, diciamo, della sua vita a partire dalla morte del gatto. Man mano che scioglierà questi rimpianti e si svaniranno dal libro, rendendola sempre più libera, anche libera di scegliere. Lei inizialmente è molto radicata nella sua idea di voler lasciare il mondo, cioè continua imperterrita diremmo su questa strada, ma man mano che il suo processo procede, quindi di sperimentazione di realtà alternative, pian piano lei abbandona sempre di più l'idea iniziale per riscoprire l'amore per la vita e sarà un percorso lungo e complesso. Proverà tante vite, cioè inizialmente poche per sciogliere certi nodi, dopodiché prenderà il via libera e sperimenterà veramente la qualunque, al punto quasi da perdere se stessa, ma c'è sempre il punto di riferimento, la bibliotecaria che la rimette di nuovo sulla strada giusta. E sarà una di queste vite a convincerla definitivamente ad abbandonare il suo progetto iniziale e a voler vivere. Mi piacerebbe poter aggiungere tante altre cose, ma sarebbe spoilerare il finale, che è abbastanza sorprendente, anche perché a mio avviso si ha la sensazione in almeno due o tre momenti che quello sia il finale, ma non è così. La storia continua e prende delle pieghe inaspettate. Alla fine c'è una sorta di momento in cui si tirano le fila di non solo della vita di Nora, ma attraverso la sua vita anche riceviamo dei messaggi, dei consigli che sembrano quasi come dire di un fratello maggiore in qualche modo. E che attira la nostra attenzione su alcuni aspetti fondamentali della vita, no? Sulla gioia delle piccole cose, il valore delle piccole cose, il fatto che a volte quando ci sentiamo oppresse all'interno di una situazione non è tanto la situazione in se stessa, ma è il nostro punto di vista. Quindi è
È proprio il punto di vista di Nora che verrà capovolto. Devo dire che è un libro gradevolissimo, almeno io l'ho trovato così, nonostante l'argomento iniziale non facile. È godibilissimo, nel senso che una pagina tira l'altra come le ciliegie. Ripeto, questa è sempre la mia impressione personale. Ci avventuriamo veramente insieme a Nora in tutte le sue avventure. Quello che forse la lezione più importante, che magari non viene proprio esplicitata, ma a frammenti la troviamo all'interno della storia, è che nessuna vita è perfetta. Cioè, in ciascuna delle vite che affronterà e che visiterà, scoprirà di aver guadagnato qualcosa e perso qualcos'altro. Cioè, in una ritroverà, per dire, magari il padre, che nella sua realtà era morto, e in altre invece il rapporto col fratello sarà diverso, in altre aver perso un'amicizia, in altre. Quindi un po' il messaggio è: non esiste la perfezione. In qualche modo quello che lei cerca è la migliore delle vite possibili, che forse è un po' quello che cerchiamo tutti alla fine. Però è singolare questo aspetto, ha attratto la mia attenzione il fatto che in qualche modo sia virtualmente impossibile raggiungere la perfezione, si deve sempre rinunciare a qualcosa e ottenere magari qualcos'altro. Con questo vi saluto. Vi consiglio caldamente la lettura di questo romanzo, se è nelle vostre corde, ben inteso. È un piccolo gioiellino di saggezza e dà molto da pensare. Questo meccanismo delle sliding doors non è solo intrigante, ma è veramente parte della vita giornaliera di ciascuno. Quindi coglie perfettamente nel segno pensieri, sentimenti, sensazioni che possono appartenere a chiunque di noi. Detto questo, vi saluto e vi do l'appuntamento sempre su questo canale. Alla prossima!